Ciao a tutti e ben ritornati sul canale di Persiti e Cattoni. Un saluto da Devalma99 a tutti voi. Oggi è martedì e in questo video porteremo i contenuti rilasciati dalla Rockstar. Uno dei contenuti sarebbe il nuovo DJ sbloccabile tramite una missione. Spero che non parlo italiano. Inoltre abbiamo ricevuto il dirigibile. Anche poi ne parlerò fra qualche secondo. E la Stanford, il dirigibile viene chiamato Blimp. Finora si poteva portare solo nella storia. Ne parleremo fra qualche secondo. Comunque, riguardando al DJ, il DJ lo potremo sbloccare tramite una missione, come stavo dicendo. Sono rimasto un pochettino scioccato dalla missione perché ho dovuto rincorrere un tir rimorchio qui con le auto sopra per metà mappa. Sono quasi arrivato a nord della mappa, qui a Forte Zancuto. Praticamente dovremo distruggere dei giunti al rimorchio in modo in cui cada un'auto. I primi giunti sotto vi faranno cadere un'auto, poi quelli di sopra la Stanford, che poi dovremo recuperare, e con quell'auto andremo a prevelare, correggetemi poi nei commenti, raga. Andremo a prendere il nostro DJ al Los Santos Airport, all'aeroporto di Los Santos, che praticamente sarebbe anche l'auto che hanno rilasciato oggi. Con l'auto ne parleremo anche fra qualche secondo. Comunque, una volta che avremo concluso la missione, ci verrà, come vedete nei gameplay, il video del benvenuto, bla bla bla, tutte queste cose belle, e dovremo poi portare con quell'auto il nostro DJ al nostro nightclub, e con questo si conclude la missione e avremo sbloccato un nightclub. Poi, se vorremmo usare Salomon, il vecchio DJ, dovremo tramite un'altra missione fare un'altra missione per mettere lui come DJ. Logicamente adesso lasciamo il nuovo, vediamo come vanno gli incassi del nostro nightclub e poi vediamo da farsi, logicamente. Quindi passiamo poi all'altra uscita di oggi del dirigibile, il Blimp. Raga, sinceramente, per chi non ha soldi, questo non direi acquistatelo, perché diciamo più una cosa che userete un paio di volte in free mode e basta. Se poi vi piace tenerlo, raga, acquistatelo, magari vi fate qualche missione e lo potete comprare a prezzo ridotto. Si trova su la pagina dove ci sono tutti gli aerei Elite, lì come si chiama, ci sono diverse livree. Io logicamente ho scelto quella del Tony Fan Club, qualcosa che mi piaceva tanto. Cosa interessante, anche i fire, cioè praticamente se vi agganciano potrete sfuggire ai missili. Adesso vi faccio vedere anche l'auto, la Stanford, che è uscita. Anche lei, diciamo, c'ha i pro e i contro. Per chi colleziona macchine, gli piace avere il garage sempre con le nuove macchine e tutto, sì, va bene, però spendere soldi per un'autovettura che deve stare solo lì in garage, non buttatevi i soldi, vi sconsiglio questo acquisto. Comunque adesso vi spiegherò un paio di cose un po' più avanti. Prima vi farò vedere il Blimp, il dirigibile, che sarà un veicolo della Pegasus. Quindi per richiamarlo dovrete chiamare la Pegasus e ve lo consegnerà in parte della mappa. La cosa buona, che la cosa bella, che una volta che ve lo consegna, non è che ve lo consegna giù all'aeroporto, vi dovete fare mezza mappa su e giù. Ve lo consegna anche, come avete visto adesso, me l'ha consegnato nel campo da baseball qui, quindi non era lontano dal centro città. Quindi, raga, ci sono pro e contro. Il pro è questo, che vi spawna abbastanza vicino. Il
contro può essere che sento anche un veicolo lento. Non, cioè, è più una cosa così estetica, magari divertirsi. Come ho detto prima, fortuna ai Fire, quindi se vi agganciano potete difendervi dagli attacchi. Questa è una cosa molto molto positiva. Poi se vi piace poi averlo, tenerlo, raga, compratelo pure, eh. Cioè, io l'ho comprato anche perché mi piace avere tutto di GTA, ho persino le biciclette, tutto ho comprato. Comunque sono gusti, ripeto, a me mi piace sinceramente. E ecco la macchina, che dire, raga, sinceramente vi sconsiglio di acquistarla se la volete solo tanto per, se non avete soldi non acquistatela. L'auto in questione è una berlina, quindi dico, come già ho detto un pochettino prima, è da tenere in garage, non credo che ci girete tanto in free mode con questa. A me mi piace esteticamente, è bellissima, perché mi piace tipo la Roosevelt, mi piace. Purtroppo alcune livree sul colore nero non le possiamo vedere, per questo sono stato costretto a cambiare colore di macchina, l'ho fatta bianca per vedere le altre livree che non si vedevano. Le ruote le ho lasciate originali perché mi piacevano così come erano. Poi ho messo solo gli antiproiettili e il fumo, basta, non ho toccato le ruote, mi piacciono così, originale. Mi piace così. Poi ci ho fatto quella cosa retro, tipo tutta arrugginita. Qui vedete le livree che non si vedevano sul nero. Poi figli dei fiori, che sicuramente T-Fire lo ammetterà, ma non quando mo se la fa passare e se lo mette con la livrea, sicuramente. Mi è piaciuto un po' così, più arrugginita. Mi piacciono le cose antiche. E niente, la macchina l'abbiamo provata in gara, solita gara, navetta rapida, solo per vedere la velocità più o meno e per fare una curva, vedere come si comporta in mezza curva la macchina. E raga, dalle berline risulta ancora oggi l'auto più veloce, la rullo di tamburi, raga, la Shafter V12. È una cosa, quella Shafter che mi ha mangiato così, era di serie, non modificata, era di serie. Quindi se usate le gare, questa berlina non usatela in gara. Vedete l'amico sbandato di culetto, la strada non la mantiene tanto bene, l'abbiamo fatta in velocità, la Shafter mi ha distrutto, quindi rimane ancora lei la più veloce, a me non prova a contare, qualcuno me lo dice, per me è la Shafter, comunque mi posso sbagliare però. Quindi raga, se volete quest'auto, tanto per averla in garage, magari ve la fate passare un gift card to friend che c'è adesso, risparmiate questi soldini, è bella da guardare, è bella da avere, ma non credo che in gara servi molto, e non credo che in free mode, a meno che non ci sia qualche raduno a tema, potrà essere usata, non vedo. Riguardando il blib, a me mi piace, mo like, me lo so comprato, è quello che è, però mi piace. E ragazzi, con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, un abbraccio a tutti, vi lascio il resto del gameplay, così arrivo a 10 minuti, metto una pubblicità in più. Raga, un abbraccio a tutti e ci sentiamo nel prossimo video, e fate bravi.